Abbiamo promesso oggi un video un po' più corto in cui vi dico i miei 5 cibi italiani preferiti e i miei 5 cibi americani preferiti. Ed iniziamo. Allora, 5 cibi italiani che amo. Allora, prima di tutto ci mettiamo il cornetto. Quando sono in Italia mi piace molto fare colazione con il cornetto e il cappuccino. Poi gli arancini, barra i supplì. L'ultima volta che sono stata in Italia a maggio sono andata al Mondo Arancino e mi è piaciuto moltissimo. Poi ci metto gli gnocchi, io amo gli gnocchi. Amo tutti i piatti con le patate, però gli gnocchi mi piacciono particolarmente. Poi ci mettiamo la bruschetta, ragazzi. La bruschetta barra la fettunta, perché almeno a casa mia, più che la bruschetta si faceva spesso la fettunta, che è il pane tostato con l'olio un po' d'aglietto sopra, senza i pomodori. E questa cosa mi piaceva un sacco. Vabbè, la faccio ancora, però mi ricorda la mia infanzia. E poi, come ultima cosa, non sapevo che metterci perché ci stanno tanti piatti di pasta, tanti risotti che mi piacciono, eccetera, eccetera. Però un piatto che lo faccio ovunque sono, lo riesco a fare ovunque sono, e che è proprio il piatto di quando non c'è nient'altro a casa, oppure a mezzanotte non sai che cucinare, che cosa ti fai? La spaghettata, ma non una spaghettata normale. Io sono di Roma, quindi io mi faccio aglio, olio e peperoncino. E la cosa divertente è che gliel'ho insegnato anche ai miei coinquilini, e avevo una coinquilina qualche anno fa che era andata in fissa e quindi mi diceva sempre: ah, faccio aglio, olio e peperoncino. E mi faceva troppo ridere. Quindi quello è un piatto molto apprezzato e un po' sottovalutato, secondo me. Poi, piatti americani che mi piacciono tanto. Allora, vabbè, il mac and cheese, che mi piace molto, che è uno sformato di pasta con crema di formaggio, che si trova facilmente anche vegano, ovviamente. Poi ci metto le hash browns. Vi metto una foto. Comunque sono tipo le patate, un altro piatto di patate, tipo fatte a filetti, e poi si fanno in padella e si uniscono, ovviamente. Sono croccanti fuori, sono veramente, veramente, veramente buone. Se venite in America, chiedete le hash browns. Poi ci metto... Ah, la pecan pie. Qua ci sono molte pie, che sono una via di mezzo, secondo me, tra la torta e la crostata. E una cosa che io non avevo mai mangiato in Italia sono i pecans, vi scrivo come si chiamano. E quindi la pecan pie mi è piaciuta molto e mi piace molto. Mi piace tutto col pecan, in realtà. Ho trovato cereali col pecan, la pecan pie, pecan stuff, mi piace. Poi ci devo mettere, ovviamente, le ciambelle americane, i donuts. E poi sto cercando un piatto sempre tipico americano, però io ci devo per forza mettere il Californian sushi, che trovo qua a Los Angeles, che mi piace un sacco perché c'ha le salsette sopra e l'avocado in tutti i modi. Buono, 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 buono. E tutto qua. Adesso sbizzarritevi nei commenti, ditemi i vostri 5 piatti italiani preferiti e 5 piatti di altri paesi che vi piacciono tanto, così magari ci scambiamo idee. E noi ci vediamo domani con un video un po' più lungo. Però spero che anche questo video corto vi sia piaciuto. Ve l'avevo promesso, eccolo qua.